come voi avete giocato nei vostri cortili, nei vostri, anche quelli della mia generazione hanno giocato nei cortili, sì, e negli spazi, quindi anche noi siamo piantati, però è chiaro che hai una visione, cioè il mondo cambia, questo palazzo qua è stato costruito 80 anni fa, no? E rispondeva, c'era la scuola, c'era l'ambulatorio del medico, c'era l'ufficio del segretario comunale, che allora l'ufficio e l'appartamento del segretario comunale, e svolgevano una funzione perché erano tutti agricoltori, contadini che lavoravano attorno, cioè è difficile che fossero i pendolari allora. Sì, i problemi sono cambiati. Adesso qui di Savigno c'è rimasto il 40% della popolazione, il 60% è cambiato. No, infatti noi non siamo assolutamente contro i cambiamenti, i nostri dubbi venivano non dalla paura del cambiamento, certo. E voi siete quelli che ne dovrete subire dei cambiamenti, la vostra generazione. Io vengo dal mondo sindacale e ti dico la verità, infatti sindacalista per una vita, e ti dico il cambiamento di diritti. Certe frasi una volta non se ne sentiva neanche parlare, cioè penso a quello che ha detto Marchionne in riferimento ai 19 che devono essere, le licenze 19 per riprendere dentro dopo la sentenza, a me ribolle il sangue dentro, capito? Forse anche, però avevi affermato una serie di principi, di diritti che erano il tuo faro. Sì. Adesso praticamente vabbè, insomma, quando vediamo che ne vengono fuori di meglio, mettiamola così, ne scriveranno fuori di meglio. Ditemi mo quali sono, prima di cominciare, le domande, quali? Secondo me devo andare un attimo più avanti con quello che ci sta, insomma, visto così. Non lo prendo. Va bene. Le domande, capire. Le domande che volevo fare esclusive rispetto a quelle che avevamo già mandato. Sai che io non okay, ho fatto in tempo di andare fuori? Diciamo che una domanda che vorremmo fare, dato che lei è detta volgarmente capofossa detto dal sindaco di Bazzano, ha lo spirito più attivo riguardo alla fusione. Noi vorremmo chiederle appunto, vorremmo rimanere sul discorso. Qual è la domanda che devo fare specialmente per la televisione di su? La perdita di rappresentatività. Esatto, cioè che c'è un dilemma democratico di fondo in questa cosa, cioè in questa cosa, no? In qualsiasi genere di fusione che porta a una crescita di una comunità da tot persone a un altro territorio per tutti persone. E il dilemma democratico qual è? Quello della crescita, della perdita di sovranità rispetto a cessione di sovranità. Sì, no, si guadagna sovranità perché si vale di più. Sovranità rispetto a regione, stato, non va. Identità e allontanamento, allontana. Sì, si allontanano. Cioè rappresentatività minore ma sovranità maggiore, cioè valiamo di più ma dobbiamo anche stare attenti a rappresentare meglio, ad avere un contatto, a mantenere dai punti decisionali. E questo è il dilemma democratico che c'è, è nel fenomeno, per cui a meno che noi... Io di questo però, guarda, sembra fatto apposta, però si chiama i consigli circoscrizionali. Bologna aveva anticipato nel 1975-74 una scelta che è diventata poi una scelta nazionale, con legge nazionale, quella di creare, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, parlo del comune di Bologna, della città di Bologna, dei consigli di quartiere. Consigli di quartiere che poi successivamente verranno eletti direttamente dai cittadini con l'entrata in funzione di una nuova norma, consigli di quartiere che permettevano alla gente di partecipare alle scelte dell'amministrazione. Cioè, allora c'era un dilemma tra Dozza e Dossetti, ne avete sentito parlare, che era
capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale. Tutti erano favorevoli ai sistemi di partecipazione e di decentramento dell'amministrazione comunale, soprattutto per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte. C'erano due linee. C'era una linea, diciamo, dossettiana, che era più favorevole a un forte decentramento. Addirittura si parlavano di 36 quartieri. Una linea invece, diciamo, di Dozza, che è poi quella che ha prevalso, è quella di crearne 18 di quartiere, dando anche alcune funzioni amministrative ai quartieri. Cioè, per dirti che il modo per far partecipare la gente in un ente più grande, quindi facciamo il nuovo comune grande, ma non facciamo il nuovo comune grande per allontanare il comune dei cittadini. Lo facciamo per renderlo più forte, più capace di dare risposte ai cittadini, per valorizzare le particolarità e le bellezze dei singoli comuni. Se penso alle capacità culturali che esprime Bazzano, le potenzialità anche come strutture, la capacità commerciale di Bazzano, se penso alla forza turistica di Savigno per quanto riguarda la parte, non so, il tartufo, il saper valorizzare un territorio attraverso un'eccellenza come il tartufo, il vino di Castello di Serravalle, la bellezza di Castello di Serravalle, l'abbazia di Monteveglio, la forza economica che può esercitare un comune come Crespellano. Cioè, se noi tutte queste piccole eccellenze le lasciamo staccate una dall'altra, hanno sì una forza, però se tu invece le unisci e le rafforzi attraverso questo nuovo comune, può darsi che la festa del tartufo di Savigno abbia, in questo nuovo comune ci siano le risorse per valorizzarla, per renderla più importante, per fare turismo, turismo con la T maiuscola, che non è solo quello del fine settimana, del fine settimana o della domenica in cui io vengo a mangiare un buon piatto di tagliatelle col tartufo, passeggiare per il paese, eccetera, eccetera. Ma lo faccio diventare anche un luogo turistico dove persone anche da altre parti della provincia di Bologna, ma anche da altre parti del mondo, possono venire a trovare, a visitare la nostra bella valle del Samoggia. Ma se tu fai un progetto turistico per Savigno, in poche ore hai esaurito il tuo viaggio, percorso. Se tu fai un progetto turistico per la Val Samoggia, forse il turista rimane nella Val Samoggia perché ha tante opportunità. Non so se voi avete mai viaggiato. Viaggiare non vuol dire andare a vedere un singolo luogo, viaggi perché vai a vedere tante bellezze. Allora, se tu metti in fila le emergenze storico-culturali della Val Samoggia, a partire dalle ville di Crespellano, il castello di Bazzano, l'abbazia di Monteveglio, il castello di Serravalle, i castelli scomparsi di Savigno, noi avevamo tre castelli, e li metti in fila, ne fai una specie di percorso museale, metti in fila, non so, i mulini, il Samoggia, che ci lega territorialmente, aveva centinaia di mulini, il mulino era il luogo, il motore della vita del nostro territorio. Il percorso dei mulini, ne abbiamo ancora due funzionanti, uno funzionante proprio al mulino del dottore, proprio nella testata del Samoggia, a Bortolani, c'è il mulino del dottore già ancora funzionante, che un giovane agricoltore con la famiglia l'ha riattivato. È un percorso culturale, le case torri sono un'altra delle eccellenze, emergenze storico-culturali del nostro territorio, cioè mettere insieme, in sinergia, queste bellezze diventa una forza turistica. Vissuta singolarmente è una debolezza, è bello però è debole, non riesci a promuoverlo, e promuovendolo in questo modo riesci a creare una forte attrazione turistica, perché la nostra vallata è molto bella, partendo dall'inizio, dopo Crespellano e man mano sali, non è una vallata deturpata, è ancora una vallata bella, si sono sviluppati vigneti, soprattutto nei periodi in cui c'è il ciliegio in fiore, è stupenda, quindi il mettere insieme tutte queste eccellenze rendi più forte un territorio.
scusate se ci metto un po' di enfasi, ma... No, l'enfasi serve assolutamente. Ci sarà un'attenzione al... Allora, il dilemma democratico, cioè, questo è uno dei problemi, perché anch'io che sono di Savigno non voglio perdere l'identità e la forza che ha il piccolo paese. Cioè, la forza del vivere insieme in uno stesso luogo è una forza, perché noi solo in questo paese di... Savigno è grande, molto, ha un territorio molto vasto, ha 52 abitanti per chilometro quadrato, quindi abbiamo... Ne ha 640 Bazzano. Quindi capite che abbiamo 9 frazioni, con tutte la loro identità, perché se parli con uno di Vedeghetto e gli chiedi di dove sei, lui dice io sono di Vedeghetto, ma non per quello c'è il comune, lo stesso dicaci di Bortolani, lo stesso dica di Santa Croce, San Biagio, Samoggia, Merlano, cioè tutti hanno la loro identità, ma la loro identità non scompare come identità di... Poi molte volte l'identità, che una volta era identità territoriale, spesso adesso l'identità la possiamo vedere in altre cose, un'identità di appartenenza a un partito, l'identità di appartenere a un'associazione, un'identità di un gruppo di amici che non è necessario siano tutti dello stesso comune amministrativo. Quindi l'identità, il termine identità non è collegabile alla presenza o meno del municipio, l'identità rimangono e sono una forza. Quello che voi vedete, dite allontanamento dei punti decisionali. Sì. Allontanamento dei punti decisionali. La preoccupazione, ma che è forte in chi si oppone a Savigno, per esempio, a questo processo, è la paura che, essendo Savigno un territorio con meno abitanti, possa essere diventare marginale in un territorio nei confronti del territorio dove ci sono più abitanti. Ma l'organizzazione del progetto prevede non la creazione di un centro, prevede la creazione di 5 municipi. Parliamo di un comune a rete. Parliamo di un comune a rete dove ogni comune è ogni municipio, ex comune è un municipio. Chi ci siede all'interno di questi municipi? Innanzitutto ci siedono i dipendenti che faranno lo sportello del cittadino. Cioè, per i cittadini di Savigno, di Bazzano, eccetera, andare in comune sarà come prima. Andrò lì a fare la carta d'identità, andrò lì a scrivere il bambino al nido, andrò a chiedere l'aiuto se ho bisogno per un bambino indicappato, andrò lì per avere l'aiuto per l'assistenza domiciliare per la persona anziana. Quindi non cambia niente, anzi, se sono al mercato a Bazzano posso eventualmente andare nello sportello del cittadino collocato nel municipio di Bazzano, che sarà la stessa cosa, perché facciamo parte dello stesso comune. Iscrivere il bambino al nido, posso iscriverlo a Savigno, ma posso iscriverlo a Bazzano. Lì ci saranno gli uffici, quelli che tradizionalmente i cittadini utilizzano. Cosa c'è anche? C'è anche quello che sono andato a tirar fuori nella mia memoria storica, nella mia attività, ci saranno anche quelli che a Bologna si chiamano i quartieri, che la legge nazionale chiama i consigli circoscrizionali, cioè sono consigli di cittadini eletti dai cittadini, attenzione, eletti dai cittadini, che non è secondario rispetto al fatto nominati da qualcuno, eletti dai cittadini, quindi vuol dire che Savigno potrà avere anche una rappresentanza del comitato municipio non omogenea agli altri comuni. Pensate a Bologna, il quartiere Santo Stefano, tradizionalmente il consiglio di quartiere Santo Stefano e il presidente del consiglio di quartiere Santo Stefano è prerogativa del centrodestra. Quindi, quindi anche da un punto di vista politico la rappresentanza un comune più di orientamento di centrodestra, la maggioranza, ha lì la sua espressione. Cosa fanno questi consigli di municipio?
fanno quello che, di cui voi avevate, avete preoccupazione, cioè quello di controllare che il comune non crei dei figli e dei figliastri. Cioè avrà il diritto, dovere di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, ma obbligatori sul bilancio preventivo del comune, sul piano degli investimenti, sui piani urbanistici, sul verde, sulla programmazione delle manifestazioni culturali e fieristiche, sulla destinazione degli spazi. Dovrà avere assegnato un fondo che gli permetterà di lavorare per supportare la sussidiarietà orizzontale, che è molto forte e presente in tutti i nostri 5 comuni. Per sussidiarietà orizzontale intendo quello che le associazioni, le polisportive, le proloco, le associazioni culturali fanno per conto anche del pubblico. Quando una polisportiva organizza corsi di ginnastica per anziani o corsi di avviamento allo sport per i bambini, fa un'attività che è collettiva e si sostituisce al pubblico in questo. Quindi questo municipio avrà le risorse per supportare questi tipi di attività, e in questo avrà pieno potere per queste iniziative. Lo stesso palazzo comunale, che si svuoterà, vedete, questi uffici, forse nel municipio ci sarà bisogno di un ufficio per il consiglio di municipio e di un ufficio per il presidente del consiglio e del consiglio, ma tutti questi spazi verranno destinati alle associazioni, a quelle associazioni che svolgono questo, appunto, che io chiamo sussidiarietà orizzontale. Alcuni spazi stiamo pensando, e c'è nel programma, di vedere la possibilità di, io l'avevo messo nel mio programma di mandato, per questi incubatori di impresa. Cioè, vediamo il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, le difficoltà, eccetera. Trovare per qualche esperienza giovanile che si voglia buttare sul mercato, che voglia intraprendere, perché non creargli delle condizioni iniziali per cominciare? Se tu hai uno spazio che non ti costa niente, ti costa un po' di utenza, in più naturalmente ti deve essere tutto un sistema di aiuto anche finanziario, economico, a queste giovani imprese. Non trasformiamo questi spazi da spazi burocratici a spazi che invece servono una collettività? Che bisogno abbiamo di avere 5 ragionieri, 5 geometri, 5 uffici tecnici che fanno ripetitivamente le stesse cose in piccolo? Non possiamo ottenere economia di scala se abbiamo i 5 ragionieri che ne ha uno farà il bilancio, un altro farà i tributi e si specializzerà nei tributi, perché d'ora in avanti i tributi che vai a riscuotere sul territorio saranno il motore per dare i servizi alla popolazione. Non sarà quindi importante creare una figura che introduca anche nel pubblico, come è già stato introdotto, come è introdotto negli enti più grandi, un controllo di gestione. Cioè sapere come spendi i soldi, sapere come risparmiare, perché noi abbiamo l'obiettivo di tagliare i soldi dalla burocrazia e dalla politica e darli ai cittadini, dando o mantenendo i servizi o facendo quello che dobbiamo fare per garantire a loro di vivere serenamente. Noi, come Savigno, a differenza degli altri comuni, noi abbiamo necessità sì di avere servizi, ma abbiamo bisogno di mantenere in piedi un territorio. Noi abbiamo 150 km di strade, di cui 80 comunali, e di queste 60 asfaltate, che le devono gestire le entrate di 2.800 cittadini, senza industrie, senza fabbriche. Adesso guardo un po' il vantaggio che ha il cittadino di Savigno ha in questa operazione di messa insieme, di rafforzamento dei comuni. La forza di questo progetto è proprio nel spendere meno per la burocrazia e per la politica, e spendere di più continuando un po' ad asfaltare delle strade, continuando a dare i servizi ai nidi, cercare di abbattere di un punto l'IMU nei confronti delle famiglie. Questo è lo scopo. Quindi l'identità rimane, non va via. Il municipio continua a avere potere, perché
Il consiglio di municipio è il luogo della partecipazione, è il luogo dove i cittadini devono dire sì, va bene, no, va bene, è il luogo della proposta. Non illudiamoci che adesso che abbiamo i comuni siano i luoghi della partecipazione. Voi andate a vedere qua, nei consigli comunali quanta gente va a sentire i consigli comunali. Ci va nessuno. Ci va qualcuno quando c'è qualcosa di cui protestare, basta. Cioè noi dobbiamo rimotivare la partecipazione della gente. Questo è anche uno strumento. Ecco. Non so se ho risposto. Metteremo tutto su un canale YouTube dove ci saranno anche le interviste integrali, per cui vedrete cosa dovremo fare. Allora, l'altra domanda che si volevo fare è riguarda l'elettorato di Savigno, e dato che siamo venuti anche al mercato a parlare con alcuni cittadini, abbiamo parlato con quelli del comitato per il sì, ma anche con diverse persone che... Il comitato per il no anche avete parlato? No, questo no. Non abbiamo parlato con un simpatizzante del comitato per il no, ma nessun portavoce. Comunque, se volete, non c'è problema. Cioè, vi do anche i riferimenti per chi contattare il comitato per il no, perché se volete anche le versioni opposte. Sì, no, noi abbiamo, perché i confronti, i confronti sono sulla. Vedete, non c'è niente da nascondere. Infatti, ma se per quello io penso che sia un dibattito un po', cioè, adesso come adesso, per come noi abbiamo una visione della cosa, quindi qualcosa che andrà fatto, ci conviene farlo in questi tempi e comunque in tempi più avanti, insomma, andrà fatto obbligatoriamente, per cui tanto vale organizzarsi il meglio possibile, i tempi sono questi, e per cui sì. Noi anticipiamo delle politiche nazionali sicuramente, che però è quasi meglio anticiparle, perché in questo momento noi possiamo recuperare una serie di contributi importanti sul bilancio, che sono 2 milioni di euro all'anno tra Stato e Regione per 10 anni che ti aiuteranno a riorganizzare questa macchina. Allora queste le contestazioni sono sterili, nel senso che qualsiasi punto della cosa non aiuta a fare il progetto nei tempi, ma sembra cassarlo per onestà intellettuale devo dirvi che ma alcuni di questi che sono per il soprattutto le liste civiche di Bazzano sono favorevoli alla fusione, però loro prevedevano tempi molto più lunghi, perché loro praticamente proponevano un altro mandato, praticamente, perché non era impossibile entrare nell'altro mandato e poi dopo un anno, due anni i nuovi sindaci si dimettessero subito, cioè diventava difficile. Poi il problema è che hai trovato la coincidenza di visione di intenti dell'amministrazione. Noi come candidati sindaci nello scorso mandato avevamo steso un documento di intenti che ci impegnavamo a lavorare come se fossimo un comune unico e ci impegniamo ad avviare entro 5 anni un'ipotesi per la fusione dei comuni anche per accorpamenti intermedi. All'inizio qualcuno di noi sosteneva che forse era meglio prima mettere insieme Castello e Savigno, poi Monteveglio e Bazzano e Calcarca e Spellano da solo e poi dopo successivamente unirli, ma mettere insieme non raggiungi quell'economia di scala, mettendo insieme, cioè fare un comune tra Castello e Savigno, fai un comune da 8.000 abitanti, cioè non raggiungi non arrivi neanche al numero di Crespellano. L'economia di scala e la forte specializzazione degli uffici la raggiungi solo dai 30.000 abitanti in su, quindi mettevi insieme delle debolezze. Quindi è questo che la scelta ci ha poi portato, attraverso lo studio di fattibilità, a decidere di proporre un comune di queste dimensioni. L'idea iniziale, che era anche nei padri fondatori della comunità montana Valle del Samoggia, che poi presidente i comuni di Bazzano e Crespellano, parlo di circa 20 anni fa, i padri fondatori parlavano che il sogno era, la visione era un comune unico della Val Samoggia.
elemento, il Samoggia, elemento culturale, storico, di unificazione della popolazione, che si è sempre più consolidato attraverso la nostra vita. La nostra vita si è sempre svolta verso Bazzano, dove andavi all'ospedale, Bazzano, mercato andava a Bazzano, molto, io ho avuto un'umorosa, andavi, la nostra vita ha teso sempre di più, ma come dico, Savigno è poi spaccato in due, perché Savigno la parte alta, c'è una parte alta che è la testata della Valle del Samoggia, dove nasce poi il Samoggia, perché nessuno poi, parliamo sempre di Val Samoggia, ma nessuno sa dove nasce il Samoggia, da quale monte nasce il Samoggia, nessuno lo sa. E lo vedete, lo si vede. Voi quando siete a Ponzano, che guardate lungo la valle, vedrete a un certo punto una specie di campanile, c'è cioè una sagoma, che è Monte Tortore, che è già nel Modenese, ma però a 2 o 3 chilometri, e lì nasce il Samoggia. Tra l'altro nasce in una posizione che da tartufo nero, non bianco, che mi dicono i tartufai essere una posizione di grande poesia, molto bella. E le bellezze della nostra vallata dobbiamo cercare di poi di integrarci, di farci conoscere. Scusate se divago, ma è la passione del progetto. Questa cosa che ha detto riguardo per era un manifesto dei sindaci durante l'ultima campagna elettorale, ma gli stessi programmi elettorali, pur non avendo, questo è il programma elettorale della nostra lista civica, nel senso che è una lista fatta da persone non del PD, è una lista di centrosinistra questa nostra lista. Noi dicevamo spesso i comuni sono isolati, frammentati, non hanno forze sufficienti per dare ciascuno da solo risposte adeguate, anche un piccolo si trova in condizioni di sostanziale fragilità, da qui l'esigenza di collegarsi ai territori vicini per costruire insieme un'istituzione più ampia, fortemente organizzata e coesa, capace di rappresentare un forte ruolo territoriale, dare una migliore risposta ai bisogni dei cittadini. C'è stato un cittadino di Savigno che era dalla parte del no e diceva anche che sì, in alcuni programmi elettorali di altri sindaci, altri non di Savigno, e l'idea del comune unico poteva esserci, mentre magari qua a Savigno si parlava più che altro di un potenziamento dell'unione dei comuni, che non è esattamente la stessa cosa, può essere intesa allo stesso modo, ma non è la stessa. Ci stiamo quindi avviando verso un percorso innovativo che si confronterà con la capacità dei comuni della vallata di operare come se fosse un unico comune. Cioè noi politicamente la politica di unione, di integrazione, l'abbiamo sempre fatta e questi due documenti attestano che questo è il percorso. Poi, ma l'avevamo anche nel precedente mandato, solo che le condizioni, diciamo, politiche generali non c'erano. In questo momento, di sindaci giovani, che io apprezzerò per tutta la vita, al primo mandato, io sono già al secondo mandato, loro sono al primo, teoricamente se loro pensavano alla loro bottega, dicevano, io adesso mi faccio questo mandato, mi faccio un altro, poi vedrò. Invece mettono in discussione il loro futuro, perché alcuni di loro avevano un lavoro, quindi devono ripensare al lavoro, capito? Questo è un atto di una grande generosità di queste persone, di questi ragazzi giovani. Tra l'altro sono belli perché sono giovani e generosi. Quindi da noi questo aspetto qua l'avevamo dentro. Come dico, fin dai padri promotori, io facevo il sindacalista negli anni 97, 98, quassù, e dall'altra facevo il sindacalista dei dipendenti pubblici. E da allora io ho sempre sentito parlare gli amministratori che trattavano con noi di questa necessità di andare, di rafforzare la visione, di ricompattare l'esperienza amministrativa della Val Samoggia. È per chi ha fatto, tra virgolette, politica, perché chi non si interessa dell'amministrazione, e in genere è diffusa nei cittadini questa non interessarsi di,
dei problemi amministrativi, è connaturata in noi da molti anni, quindi non ci siamo inventati niente, c'è qualcuno che ha sempre invece ritenuto che l'unione fosse un punto di spreco, tant'è che un gruppo di minoranza qua dentro questo consiglio comunale mi propose di portare l'IMU al 2 per 1000 e tagliare i contributi all'unione, cioè disfare dei servizi che avevamo già fatto in unione praticamente. Quindi si sono riconvertiti adesso al discorso del rafforzamento dell'unione, ma molti qua, parlo della parte politica, pensa che Savigno debba essere un comune, è un comune diverso dagli altri, perché qui tradizionalmente alle politiche vince il centro, vinceva, perché adesso con gli scombussolamenti che c'è nella politica adesso non si sa chi vincerà, vinceva il centrodestra, se vincerà il centrodestra. Quindi loro pensano che qui Savigno sia un'isola, debba essere, rimanere un'isola del centrodestra. Un'isola del centrodestra che rischia di impoverirsi sempre di più. Pensate che dal prossimo anno noi dovremo applicare anche ai comuni sotto i 5.000 abitanti il patto di stabilità. Vuol dire che noi non potremo più fare un mutuo. E noi siamo un comune che deve fare dei mutui. Perché noi abbiamo, come ho detto prima, 70 km di strade asfaltate comunali. E con problemi di neve, il sale... Siamo in territorio appenninico, quindi con anche dissesto, eccetera. Abbiamo bisogno di... Noi non potremo più fare mutui col patto di stabilità. Noi dovremo attestarci adesso non vi sto a spiegare esattamente... Praticamente il nostro debito, i nostri mutui non potranno superare il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014 della spesa corrente. E quindi noi non avremo più la possibilità di... Quello vuol dire continuamente regredire. Torniamo alle strade bianche? Cioè, devo tornare indietro con la mia memoria di ragazzo di Savigno che girava in bicicletta qua o con i famosi cinquantini su strade bianche? Devo pensare a una cosa del genere? O devo cercare di avere una visione del futuro cercando di integrare questo territorio con gli altri più forti? Forse meno belli, no, sono belli anche gli altri, ma questo porta bellezza a questo comune, porta bellezza, attrattività, ma porta anche una debolezza economica, che è rapportata però a 30.000 abitanti, diventa niente per gli altri. Mi spiego, noi abbiamo un indebitamento di 1.500 euro ad abitante. E siamo nella media di tutti i comuni montani dell'Emilia Romagna. Crespellano ha 200 euro di debito ad abitante. Mettendoci tutti insieme, faccio per fare, mettendoci tutti insieme, il debito per abitante diventa 400 euro. Cioè diventa ancora niente. Cioè tenete presente che la media regionale è 800 euro ad abitante, la media dell'indebitamento. Quindi in una comunità forte economicamente, forte di grandi strutture, l'ospedale, la futura scuola su cui il progetto parla, noi vorremmo costruire una scuola superiore a Bazzano, vorremmo evitare che i ragazzi, soprattutto di qua, provate a pensare, io ero un ragazzo qua, quando sono andato a studiare, a fare superiori a Bologna, o facevo avanti e indietro e il 70-80% abbandonava, oppure andavi a Bologna spendendo soldi per il collegio, andavi presso le famiglie. I ragazzi che vanno a Bologna sono riusciti a avere la possibilità di avere un trasporto diretto attraverso Mongiorgio che va da Bologna, ma ci metto sempre un'ora e un quarto andare e venire, 2 ore e 2 ore e mezzo, no, un'ora andare, un'ora e un quarto andare. Ma se noi riusciamo a lavorando tutti insieme a diventare un comune da 30.000 abitanti con il potenziale di costruire una scuola superiore a Bazzano, che abbiamo già individuato anche l'area, avremo anche già le risorse per poterlo fare. Cioè, provate a pensare, un ragazzo qua cambia la vita. Anche qua, chi viene qua adesso a vivere qua? Con questa crisi economica, chi viene? Chi sceglie di venire a vivere da noi?
Noi siamo calati negli ultimi 3 anni da 2.860 abitanti, siamo 2.751 abitanti. Noi in 3 anni siamo calati di 110 abitanti, sembrano pochi, però rapporti dai 2008. Ma qui pensi che vengano delle persone che vengono ad abitare e a coltivare i nostri poderi, qualcuno che viene a fare il contadino? Qualcuno che fa una scelta di vita, ma non è la generalità delle persone. Molti sono venuti a abitare a Savigno perché il contesto è piacevole, eccetera. Ma quando hanno i ragazzi che cominciano a frequentare le scuole superiori è un grosso problema. Se noi riusciamo a costruire questo nuovo comune, dove crei un sistema di trasporto interno e di strutture tipo scuola superiore, venire a abitare a Savigno è come andare a abitare sui Colli a Bologna. Cioè, capiamo la diversità. Allora, poi dico, sono cose da realizzare, però ci creiamo una visione di futuro. Non ci chiudiamo in noi stessi cercando di spendere il meno possibile, taglio il trasporto scolastico. E ai miei bambini, ai nostri ragazzi, ho tagliato le gite scolastiche, mi è andato in pensione un operaio, non l'ho potuto sostituire. Da 90 gite scolastiche siamo passati a 30. Cioè non dai meno opportunità ai nostri ragazzi. Noi abbiamo una biblioteca dove non abbiamo un bibliotecario. La nostra biblioteca non è in rete. Cioè chi vuole leggere un libro che non c'è dentro la biblioteca, con gli scarsi investimenti anche che possiamo fare, non sa se è a Monteveglio, se è a Bazzano. Gli altri comuni sono in rete, perché non abbiamo biblioteca. La nostra biblioteca, la forza della nostra biblioteca è che è gestita da volontari ed è la bellezza che voglio mantenere, ma voglio che sia anche una biblioteca che abbia la capacità di dare dei servizi. Questa roba qua, ma vale per Savigno per certi punti di debolezza, ma vale per tutti, perché ti rafforzi. Parlavo prima del sistema turistico, ma la stessa possibilità di costruire insieme un ufficio per effettuare progetti e quindi cercare di aspirare a finanziamenti europei, che sarà l'unica fonte probabilmente di finanziamento dei prossimi anni. Posso io permettermi un ufficio progettazione europeo? Può anche solo il comune di Crespellano permettersi di dedicare una persona adesso l'abbiamo, ma quindi mi fermo qua, sennò direi che abbiamo chiesto tutto, non ti vuole dire qualcosa di particolare. Rimane l'ultima domanda, sì. Riguardo all'elettorato. Allora, la domanda sarebbe: secondo le ultime indagini, a Savigno i cittadini non sono favorevoli alla fusione, e noi ci chiediamo, non sta andando contro il suo elettorato? Allora, qui c'è un problema di informazione dei cittadini e di comunicazione. Io sono molto polemico con il Comitato per il No, perché questo Comitato per il No si è costituito addirittura prima che uscisse il lavoro della seconda fase dello studio di fattibilità. È un comitato per no che si è formato dicendo no a prescindere e dicendo ai cittadini, adesso questo ve lo posso anche far vedere, ci sono dei volantini in giro che dicevano: ma probabilmente perderemo la caserma, probabilmente perderemo la scuola, ci faranno andare a scuola, non capendo che la scuola era la scuola superiore, non le elementari e le medie. Perderemo la caserma, perderemo, e ci toccherà di andare a fare dei certificati a Crespellano, ma come faremo ad andare a fare? Cioè, se tu raccogli firme mettendo in testa alla gente queste cose qua, è chiaro che firmano, ma hanno firmato anche molti cittadini che una volta hanno saputo che non era così, hanno detto chiaramente che loro avevano firmato perché pensavano che addirittura non ci fosse neanche il referendum, perché vogliamo un referendum.
mentre loro volevano un referendum solo di Savigno, mentre la realtà, la legge dice che il referendum è fatto tutti, insieme a tutti gli altri cittadini. Noi non siamo diversi dai cittadini di Castello, di Bazzano, di Castellano. E quindi questa loro muoversi per tempo, creando questa in parte disinformazione e lavorando molto su quei dubbi, perché è chiaro che crea molti dubbi e preoccupazioni. Io non sono sereno che tutto vada in base alla visione e all'obiettivo, però mi fa lavorare per, se devo pensare che va tutto male. Ma per noi bisogna dire a questi cittadini che per Savigno andrà male ugualmente. Andrà male ugualmente. Come ho detto prima, patto di stabilità. L'altra cosa che non hanno detto ai cittadini è che i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno l'obbligo dal 2014 di svolgere tutte le funzioni che svolgono in unione. Chiaro? Cosa vuol dire? Che io non avrò più l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico del Comune di Savigno sarà insieme agli altri, quindi l'ufficio tecnico non lo faremo qua, lo faremo da qua, quindi l'ufficio tecnico non ci sarà più. La ragioneria, i tributi, non l'avremo più. Sarà fatto con altri. Già non gestiamo più l'acqua, già non gestiamo più i rifiuti, già non gestiamo più tante cose, perché si pensa sempre che il Comune sia ancora quello del 1960. Molte cose, io se vi faccio vedere la mia agenda, l'attività del sindaco è svolta prevalentemente a Casalecchio per i problemi dei servizi sociali, a Bologna in provincia per tutto quello che riguarda la città metropolitana, quindi anche in particolare per quanto riguarda i rifiuti, no, noi per dire la verità i rifiuti vado a Porretta, abbiamo la sede del nostro gestore dei rifiuti. Pianificazione vado a Zola Predosa, per il personale, per alcuni servizi che abbiamo vado a Castello di Serravalle. Cioè già il sindaco di Savigno non svolge l'attività a Savigno, svolge quell'attività di promozione. Adesso noi siamo qui pronti per partire con la nostra sagra del tartufo e siamo qui, siamo in attività, abbiamo un paio di persone, la Proloco e altre associazioni che stanno lavorando con la nostra collaborazione, abbiamo la nostra squadra di operai che cerca di aiutarli, eccetera. Noi stiamo lavorando come dovremmo lavorare nel futuro municipio, perché non svolgiamo più qui le competenze fondamentali. Quindi queste cose qua, la gente, purtroppo non vengono dette alla gente queste cose qua. Mettiamo in fila le cose. Io mi sono reso disponibile ad andare anche casa per casa, senza far propaganda, dicendo come stanno le cose, dicendo come stanno le cose. Abbiamo invitato un gruppo di 10-12 ragazzi, una sera ci hanno trovati, mi hanno mandato a casa alle 3:30 perché non si smetteva più di parlare, ma che alla fine hanno capito che era un'opportunità buona. Se poi tu pensi che è meglio gestire tutto qua, avere tutto qua, chiuderti in te stesso e gestire tutto qua, è un'idea da rispettare, ce l'hanno tanti. Ci sono dei comuni da 150 abitanti che vogliono rimanere comune. Cioè, in un mondo globalizzato, in un mondo dove si tende tutto, c'è chi pensa che sia bene così. Però io non la penso così. Io voglio garantire ai cittadini di Savigno, soprattutto alle posizioni più deboli, cioè chi ha bisogno di mandare dei bimbi a scuola, chi ha degli anziani che hanno dei bisogni, io voglio dargli delle opportunità. Chi sta bene economicamente, che ha la sua bella macchina, la sua bella villa qua, ma non gliene frega niente dei servizi. Per quello che sono un po' arrabbiato anche con le liste civiche di Bazzano, che hanno questa mia sensibilità e pensano di rinviare la soluzione dei problemi. Con loro io ho fatto anche un dialogo forte, ma noi i problemi si affrontano quando è il momento. Loro volevano un sistema di partecipazione prima di decidere, un sistema di partecipazione molto lungo. Io mi sono fatto già 25 assemblee di 7, 8, 10 persone, ma le persone partecipano, ma se tu devi aspettare di arrivare, di avere una partecipazione globale come pensavano loro, è dura, è dura, è dura. Quindi i contenuti sono questi.
chi ha più, soprattutto chi è più debole, ha un vantaggio da questo, da questa nuova struttura. Soprattutto chi abita fuori dei grossi centri abitati ha interesse che questa struttura funzioni, perché hanno un bel da dire. Ma te figurati mo se dal comune unico a Bazzano o Crespellano poi si interessano della buca a Vedigheto. Perché io da qui ci interessiamo della buca di Vedigheto. Il comune è sempre una strada comunale che ha tra gli obblighi la chiusura delle buche anche di Vedigheto. Metterà insieme un sistema più forte, dovrai organizzare squadre di contadini specializzati, dovrai organizzare la manutenzione in modo diverso, ma dovrai continuare a fare, anzi meglio quello che facevi prima. Probabilmente la buca non ti verrà fuori perché probabilmente riuscirai a intervenire prima che vengano le buche. Probabilmente potrai fare asfaltature programmate al fine di evitare che ti vengano le buche. Ma nessuno pensa che siamo ancora organizzati come nel 1960, soprattutto i piccoli comuni. Cioè noi abbiamo 500 pali della pubblica illuminazione, diamo pochi soldi, quindi le lampade spendiamo 100 e fanno luce per 60, perché bisognerebbe cambiarle tutte. Quando la luce non funziona in un palo, quando quel cittadino che passa di lì o quando un cantoniere passa di lì, si ricorda di telefonare, lo scrivi. Quando l'hai messo insieme 5 o 6, partono poi una squadra, gli operai, attenti, non sono specializzati nella pubblica, i nostri non sono specializzati, sanno fare i cantonieri, sanno fare gli elettricisti, sanno fare gli idraulici, ma senza quella specializzazione, bravi, bravissimi, perché non trovi, è difficile trovare delle persone, però a noi serve specializzazione. Quando partono, prendono in prestito il cestello a Castello di Serravalle, poi vanno a cambiare un palo, una lampada a Vedigheto, poi ne hanno una a Rodiano, poi vengono giù da Merlano, poi ne fanno una a Samoggia, casomai stanno in giro due giorni per cambiare 7-8 lampade. Ma ragazzi, adesso ci sono dei sistemi, io sto presentando un progetto dove vorrei introdurre innanzitutto il sistema LED, illuminazione LED che spendi il 40% di consumo, a controllo remoto, dove da un computer verifichi le condizioni delle lampade e poi fai il cambio programmato delle lampade. Cioè quando vai nella frazione, in quella frazione, fai il cambio programmato, cioè fai dei contratti, acquisti delle lampade che devono durarti non so quante migliaia di ore, quando sta per finire, fai il cambio programmato delle lampade. Cioè proviamo a pensare di cambiarla questa pubblica amministrazione, renderla più efficiente, risparmiare risorse. Io penso che le strade ci siano in questo. Se noi stiamo fermi, in queste condizioni non ci riusciamo, non ci riusciamo. Quindi, per chiudere, capisco le ragioni di chi vuole rimanere legato, ma io, se qualche ragazzo vedrà questo video, lo inviterei a ragionare di futuro, lo inviterei a ragionare di opportunità, come dicevano quei ragazzi che incontrai quella sera. È un'opportunità, poi, però è un'opportunità dove puoi avere un ente che ti dà qualche, se riuscissimo a fare, per dire, questi incubatori di imprese, qualche opportunità. Un comune che forse ti permette di andare alla scuola superiore più vicino, di avere dei nidi efficienti quando riuscirai finalmente a sposarti, quando la società ti permetterà di sposarti, di farti una famiglia e di avere un nido che non ti costi, che non ti dissangui. Servizi di qualità. Quindi questo è l'obiettivo, questo è l'obiettivo. Questi cittadini, se la ragionano in questo modo, forse superano certi dubbi. Ma quando una minoranza lavora solo in negativo, è chiaro che già fai fatica a seguire, non segui cosa fa l'amministrazione. Se gli vai a raccontare che perdi questo, perdi quest'altro, senza raccontargli le potenzialità e le opportunità, il cittadino è portato a dire: ma voi siete matti? Io dico no. I cambiamenti in Italia sono duri, ma vedete, stanno litigando, i campanili sono tremendi. Quando c'è questi
Livorno, Livorno e Pisa che stanno litigando per il discorso della provincia, ma lì non nessuno è andato al referendum. Tra l'altro faccio notare che questa scelta è stata fatta a Roma, è buona, eh? Qui c'è un referendum dove i cittadini si possono esprimere. Ma quando Napoleone nel 1810, e qui noi eravamo nel Dipartimento del Reno, la provincia di Bologna, c'erano 177 comuni. In una notte, con un decreto da Parigi, le portò a 77. Cioè, non è che fece molti referendum. Cioè, qui c'è un referendum, c'è un percorso informativo, c'è un cercare di far capire il perché si sta facendo queste cose. Lui l'aveva riorganizzato per poter riscuotere meglio, per poter forse riuscire a reclutare soldati per le guerre. Noi stiamo cercando di riaccorparci per dare migliori servizi ai cittadini, non per una questione di potere. Cala il numero dei politici, quindi non è una questione di potere. È che le minoranze si devono organizzare per poter essere un giorno maggioranza, per poter dimostrare ai cittadini che le cose le sanno far meglio di quelle maggioranze, senza lavorare sulle paure della gente, ma lavorando per proporre qualcosa di meglio, di più positivo, per migliorare le condizioni dei cittadini. Questo secondo me è il vero. E il dire questa cosa qua, ecco perché Savigno è in questa situazione. Ecco, questa sarà stata anche una nostra debolezza, non essere intervenuti subito. Ma io spero sempre nella buona fede delle persone. Quindi, però Savigno è così. Ma stiamo lavorando per cercare di recuperare questo differenziale, che no, tra l'altro non è neanche altissimo, perché dal 42% al 52% ci sono questi 7-8 punti di differenza, 10 punti di differenza, che tu adesso la campagna elettorale vedrà se noi riusciremo a far cambiare idea oppure a convincere gli indecisi che questo è un percorso, una visione di futuro importante. Perfetto.